Ciao raga, come state? Tutto bene? Oggi vi devo dire una cosa importante. Vi ricordate il video che avevo girato insieme a Marta Rossi, come in un film, in cui praticamente rifacevamo delle scene di film con dietro il green screen? Siamo partiti tipo da Titanic fino ad arrivare a... Via col vento! Ah ecco, Via col vento e altri film. Ci hanno copiato quell'idea. Quando l'abbiamo realizzata, sul web non c'era. E quindi... ci hanno copiato proprio spudoratamente. Come vedete dalle immagini, praticamente hanno rifatto la stessa scena di Titanic con la stessa meccanica che abbiamo proposto nel nostro video. Qualche autore ha fatto il furbetto, è andato sul web, ha visto il nostro video che comunque aveva fatto tante visualizzazioni e ha detto: ma sì, lo ripropongo al Grande Fratello. No, cosa ne pensi? Aspetta, arrivo! Perché poi questo video me l'ha girato... Sto volando! E praticamente era sul canale di Zorzi. E loro hanno rifatto proprio la scena. Ovviamente loro hanno un sacco di soldi. Davanti avevano pure il Titanic. Cavolo, ma come mai noi non ce l'avevamo sto Titanic mezzo rotto? Ma è facile aggiungere particolari ad un'idea creata già da qualcun altro, ok? Vabbè, poi la TV certo c'ha soldi, ovviamente. Hai capito come... Perché poi la scena è identica. Quando me l'hai detto, io ho detto, vabbè, cioè può essere che abbiano rifatto il Titanic, fanno gli attori. Uguale, con lo sfondo. Con lo sfondo! È impressionante, no? Impressionante! Bene, siamo vestiti eleganti perché proprio per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una sfida al Grande Fratello e riproporre noi dei film come si deve. Sei okay. Pronto? Io sono pronto. Allora, io mi sono vestita un po' che posso andare bene per tutte le scene, soprattutto con le perle per fare Bridgerton. Io più o meno, perché io, praticamente questo qua sarà un doppio video. Usciranno delle scene di film sul mio canale, altre scene sul canale di Marta. Io ho scelto le mie scene. Che la sfida abbia inizio! Sei pronto? Ma qua dovrebbe partire una sigla. Ah, è vero. Che la sfida! Oppure doveva partire la sfida. No, facciamo il lancio. Facciamo il lancio come al Grande Fratello, vai. 2, 1. Che la sfida abbia inizio! Che trash, cioè... Ma come? Era bellissimo. Ah, era bellissimo, non era trash? No. Ah, ok, va bene. Devo capire. Allora, faremo Rocky. Adriana! Poi Grease. Perfetta io allora. Bene, possiamo partire con la nostra sfida. Autore del Grande Fratello, guardate bene che così magari vi diamo altri spunti. Ovviamente nei commenti scriveteci chi è l'attore migliore oppure qual è la scenetta che vi è piaciuta di. Partiamo subito, mettiamo il green screen e partiamo. Chuck, Grease, scena mare, numero 1. Vado. Ok, ci siamo. Va bene, siamo anche vestiti uguali. Ma insomma, vai, vado. Ma come insomma? Shh, mi deconcentri. Vai. Ma che cavolo. Ma a parte che lei non si gira nemmeno così. E vabbè, perché dalla scena poi faccio Chuck. Okay. Devo tornare in Australia. Non ci vedremo mai più. No, perché dici così? Ma perché fai quella faccia, Luca? È la sua faccia! Non è la sua faccia! Devo tornare in Australia. Non ci vedremo mai più. No, non dire così. Ma è la verità. È stata l'estate più bella della mia vita. Adesso devo andare. Tutto Danny, non sto sciupando assolutamente niente. Non ti venuta la barbuzia? Ho detto baciato, sai. Non sciupare tutto Danny, non sto sciupando. Sciupando. Chuck 3 Grease, scena mare. Sì, però azione. Guarda, mi hai fatto diventare tutta rossa, fai piano. Ok vado, vai. Devo tornare in Australia, non ci vedremo mai più Danny. No, non dire così. Ma è vero. È stata l'estate più bella di tutta la mia vita. E adesso devo andare. Ma perché non ti levi? Non ho sentito la spinta. Ti devi levare. È un bacio scenico, non è un bacio vero. Aia, lui, guarda, mi fai diventare tutta rossa con questa barba, però. Non ce l'ha lui nel film, la devi tagliare. Tu diventi rossa perché è emozionante. No, guarda, che emozione, facendo. Guarda, tutta... No, dai, guarda. E quello là è il fard. No, ti... non è il fard. Scena 4, Grease, mare, vai, azione. Stavo ridendo. Vai, dai, facciamo una... Dai, okay. Devo tornare in Australia.
non ci vedremo mai più. Rifacciamo, scusa. Gobbo, parole. No, lei sa tutte le parole. Okay, okay. E due battute in croce. Intanto voglio vedere in Bridgerton. Vai. Scena 5. Scena 5, Grease e Mare. Non baciare troppo Marta. Devo tornare in Australia. Non ci vedremo mai più. No, non dire così. Ma è vero. È stata l'estate più bella di tutta la mia vita. Adesso devo andare. Non sciupare tutto, Danny. Ma io non sto sciupando assolutamente niente, lo sto solo migliorando. Ma è finito tutto, Danny. Non è finito assolutamente niente, questo è solo il principio. Bravo! Uh-huh! Vai, andiamo avanti, scena 2. Grease finito, adesso? Ok, adesso mi cambio e arrivo, perché okay, in questa scena mi devo cambiare assolutamente. Ok. Rocky 3, discorso con Adriana. Faremo quella scena. Ecco perché sono vestito così. Sì, Rocky. Però, vado. Cosa vuoi che ti dica, Adrian? Sì, ho paura! Ho paura! Perché prima avevo coraggio, salivo sul ring, mi facevo pestare! Ma adesso ci sei tu, Adrian! Non era questa la battuta, io ti devo dire che cos'è che non possiamo rinunciare. E tu mi hai detto... Tu mi hai detto, tu prima avevi coraggio e adesso hai paura. Io questo ho fatto. Rocky 3, discorso con Adriana, scena 2. Vado, 3, 2, scusa se ti urlo in faccia, non era... Vai, sono abituata, vai. Da chi? In generale, l'attore... Ok, vado. Cosa vuoi che ti dica, Adrian? Prima avevo coraggio, se arrivo sul ring mi facevo pestare! E poi mi sono dimenticato la battuta. Senza nemmeno più dire niente. Cosa vuoi che ti dica, Adrian? Prima avevo coraggio, salivo sul palco, mi facevo pestare! Ma adesso ci sei tu, ci sono i figli, è cambiato tutto. Ma che cos'è che non puoi rinunciare? Ma che cos'è che non puoi rinunciare, eh? Abbiamo una casa, abbiamo un figlio, abbiamo i soldi, ma lo sai che cosa ci manca? La sincerità per la miseria! Cosa vuoi che ti dica? Ho paura! Ho paura! Anche io! Bravo! No, la scena più importante... Cioè? La verità, Adrian, è che io ti amo. Non c'era! Sì, c'è! Non c'era! Guarda, ora tutti diranno che c'era questa scena, anzi, riguardiamo. Basta! Yeah! Finito! Oh, finito! Bene! Luca... Marta, sei migliorato. Anche te, bravissima. Ma... potresti lavorare a teatro, guarda. Potresti fare di meglio. Te l'hanno mai detto a scuola? Che potrei fare lo YouTube? Però si potrebbe impegnarsi di più. Ebbene, dai, allora io mi sono divertita. Sì, anch'io. Se vi è piaciuto anche voi, raga, ovviamente lasciate un like. Cliccate sulla campanella. Autori del Grande Fratello, mi aspetto un vostro messaggio con dei ringraziamenti. Come minimo, no? Le abbiamo dato altre idee. Mi sembra Hai ragione, ma infatti. Ma poi se noi siamo stati un po' nel retro e anche nell'innovativo. A loro gli mancava questa cosa qua. È vero. Infatti dovrebbero aggiornarsi. Beh, allora sai che cosa ti dico? Cosa? Che anche io gliene copio una a Grande Fratello. Mo vedo uno di quei giochi che hanno fatto e lo voglio riproporre sul mio canale. Con meno budget. perché è la realtà. Hai ragione, mi ero dimenticata questo discorso del budget. Bene, noi raga vi salutiamo qui. Ci vediamo al prossimo video. Non perdetevi il video che è appena uscito sul canale di Marta. Dove facciamo Bridgerton. È presente quello che tu non odiavi, che mi hai fatto vedere da sola? Oh, ghiacciolini. No, non era un ghiacciolino, stavo svenendo. Vai, ghiacciolino. 3, 2, e dai. Dai, 3, 2, 1. Aspetta, stavo cadendo. Dai, no, scherzo, lo faccio. Aspetta, lo faccio. Mi sono denudata. Vai, 3, 2, 1.